E bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Qui è Javiaz, oggi siamo tornati in un altro fantastico episodio. Siamo di nuovo qui sul quiz di Trivial Crack Kingdoms. E oggi andremo a fare un altro argomento. Andremo a fare videogiochi in generale, su tutti i videogiochi. Quante ne so sui videogiochi? Questo me l'ha consigliato un mio iscritto sotto nei commenti. Quindi io ve lo lascio nei sondaggi, i soliti sondaggi, quindi andate a votare qua sopra nei sondaggi, oppure scrivetemi sotto nei commenti e vedrò quale scegliere. Ma oggi ho deciso di scegliere quello sotto nei commenti, magari la prossima volta scelgo quello sopra nei sondaggi. Se avete idee, magari volete che porto qualche quiz specifico, scrivetemi sotto nei commenti. Altri ci stanno tantissimi argomenti, quindi potete scrivermi sotto tranquillamente, leggo, rispondo e poi faccio le mie scelte. Ho deciso che questa volta scelgo quello sotto nei commenti, quindi like, commento, il commento è importantissimo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, che siamo quasi 200 iscritti ragazzi, ci dobbiamo arrivare, quindi iscrivetevi, condividete questo video e niente, seguitemi sui social, noi ci vediamo nel gioco, buona visione, vamos! E eccoci qui ragazzi, appunto siamo su Trivial Crack Kingdoms. Come vedete ho 10 vite perché sono parecchi giorni che non ci gioco, mi sono accumulato un po' di vite, cioè ho 10 vite. Andremo, ecco, se volete giocare contro di me, bastate che andate qua su cerca canali utenti, scrivete chiocciola e scrivete Giapio, così, chiocciola Giapio, e mi troverete. Mo adesso a me non mi trova, perché comunque non mi trova, perché lo sto cercando me stesso, quindi per questo non mi trovo. Eccolo qua, già l'avevo visto, ho messo tra i preferiti. Andiamo a cercare sui videogiochi in generale. Allora ragazzi, io non è che ne so tantissimo, io so alcuni videogiochi in particolare, non è che so tutti quanti i videogiochi, sia della Nintendo, della Sony, della Ubisoft. Della Ubisoft conosco parecchie cose, però per esempio a Nintendo, a parte alcuni giochi sulla Wii, non è che conosco tanto, a parte vabbè i soliti Pokémon. Vabbè, comunque andiamo a cercare l'avversario, facciamo avversario casuale. Ok. Domandina. Qual è la tipologia di nemici più pericolosi in Resistance Fall of Man? Non lo conosco, però dico. Allora, le teste d'acciaio, gli angeli, gli ibridi o il mostro titano? Più pericolosi io dico i mostro titano, no, gli angeli, non lo conosco il gioco, sono andato un po' per intuito, no? Se questa la so. Nella saga di Elder Scroll, che io gioco solamente a Skyrim e l'altro non ci ho giocato, dove si trova la torre d'oro bianco? Allora, questo ci ho giocato o Windalem o Solitude. Torre d'oro bianco, dico Windalem. No, questa città non la conosco, perché io conosco solo la prima e l'ultima. Non me la ricordavo questa torre, principalmente, se no avrei risposto correttamente. Dai, abbiamo 10 vite, non le useremo tutte perché sennò il video durerà un'infinità, ma magari ne useremo 6-7. Come si chiama il cattivo di Super Mario? Ovviamente Bowser. Come si scrive però? Eccolo qua. No, Bowser, no Bowser. Io ho sempre saputo che si chiama Bowser. Comunque, vabbè. Ragazzi, io ho sempre saputo che si chiamava Bowser. Comunque è quello lì, è il coccodrillo, là, quello, il cattivo di Super Mario. Qual è il PC di Skyrim senza considerare i DLC con il livello più alto? Ulfric. Livello più alto, Maven, Argerin o Delphin? Non ho capito neanche la domanda. Ho buttato a caso perché non avevo capito manco la domanda. Come si chiama il fratello minore di Ezio Auditore? Renato Petruccio, ecco qua, questa me la ricordavo, in Assassin's Creed 2. Quali tra queste saghe videologiche è nata per prima? Five Nights at Freddy, Silent Hill, Resident Evil. Io direi Resident Evil, ma non so sicuro. Andiamo con Resident Evil. No, Alone in Dark. Non la conosco proprio sta serie, sta saga. Allora, vai. Oh, questo ci dice dove si trova la corona. Su, almeno una corona voglio fare.
Quale videogioco nella saga di Hitman il protagonista uccide Diana? Io Hitman ho giocato solo a uno, Absolution. L'agente della sua stessa organizzazione, quindi dico Hitman, Absolution è l'unico gioco che ho giocato. E infatti, degli Hitman ho giocato solo a quello. Niente. Le due domande, la corona stava a quell'altra. Quale gruppo terroristico attacca la città di Terra Grigia e Resident Evil Revelation? Allora, sono indeciso tra la Stars, Umbrella Corporation, io dico Umbrella Corporation, così, no, Veltro, tutti, andiamo, qua stava la corona. Come si chiama l'assassino dell'imperatore in Dishonored 1? Io Dishonored non ci ho giocato, un amico mio che conosco lo sicuramente la saprà. Io dico uno tra Side e Daud, quindi voglio utilizzare delle monete, va che ce n'ho tante. Side, Daud. Uno dei due avrei detto, ma così è buttato a caso. Oh, abbiamo fatto la prima corona. Prima corona. Vai, domandina. Nella saga di Resistance, qual è il tipo di chimera di dimensioni più grandi? Mostro titano, Grim, ibrido o Leviatano? Io così ammuzzo, sparo e dico Leviatano, perché mi piaceva il nome. Miliardi di domande. Oh, oddio, questo è difficile, però se indoviniamo ci dà una corona. In 30 secondi dobbiamo indovinare 5 domande, di molto difficile. Animal Crossing è un videogioco per... Ma che ne so, io sparo su PC quasi quasi. O Nintendo DS, Nintendo DS. Sono quei giochini con l'animale, ho sparato a caso. In quale città è ambientato il gioco Metro 2083? Allora, se non sbaglio, Londra o Mosca? Io dico Londra. Dico Londra, Mosca. Mannaggia, ero indeciso tra Londra e Mosca. Ho messo Londra, invece era Mosca. Assai a propulsione proprio. Qual è il capitolo più difficile della saga XCOM? Ma perché si fanno queste domande? Perché fanno queste domande difficili? Io non lo so, cioè, io boh. Andiamo a doppia chance. Va. Buttato a caso ci ho indovinato, potevo pure non sprecare le monete. Dai, un'altra corona, almeno due corone dobbiamo fare. In Super Mario Galaxy, come si chiama la maga che aiuta Mario nello spazio per salvare Peach? Rosalinda o Priscilla, io dico. Allora, doppia chance, andiamo su Rosalinda. Bene, potevo anche non utilizzare le monete. L'ho voluto utilizzare perché comunque era una domanda che mi dava la corona, quindi ho utilizzato. Oh, un'altra corona. Questo simbolo è la saga di God of War. Questa non utilizzo aiuti perché se non sapevo questa me mandavo in... Ah, a presto ragazzi, dovrebbe uscire God of War. No, potevo prendere una vita. Comunque a presto dovrebbe uscire God of War e io penso di farmelo, quindi preparatevi, ci sarà sicuramente un walkthrough, forse il mio primo walkthrough, quindi mi raccomando, aspetto che esce e ci preparo subito un bel walkthrough. Ok, Capitan Swag. Qual è il vero nome di Luigi? Fratello di Mario? Di Luigi, vero nome, Super Luigi. Luigi Bros, Luigi Mario. Allora io dico Super Luigi. Così mi viene, dico Luigi Bros. Diciamo Luigi Bros. No, Luigi Mario. Non la sapevo questa. Purtroppo non è che ne conosco proprio i nomi su Super Mario. Io ci ho giocato pochissimo, ma sul Game Boy, man. Sulla Wii a Mario Kart, ma non è che ne so tantissimo. Allora, vai, vai, vai. Siamo a 12 minuti di registrazione. La protagonista di Life is Strange, Metzger, è supereroe, ha immortalità, super forza, esistenza ottimale, torna indietro nel tempo. Guarda, è proprio secondo me quella più banale, butto su torna indietro nel tempo. Ci ho indovinato, cioè, incredibile, incredibile. Non lo conoscevo sto gioco. Zarya viene dalla Russia, Romania, Ungheria, Albania. Io dico Romania, così a buffo. No, Russia, mannaggia. Abbiamo trovato la regina. Quando furono creati i primi videogiochi? Io dico nel 79. È una data che mi piace, 83. Dico 79. 1950. I primi videogiochi nel 1950. Su God of War non volevo sbagliare. In quale di questi giochi ci sono i videologio?
i vid loggio. Saints Row 4 gli dico, però voglio utilizzare il doppio aiuto. Until Dawn, uno dei due, perché Black Call of Duty non era sicuro. In Overwatch, qual è il personaggio medico e cecchino? Io dico Mercy. Ana, non la sapevo. Vai. Subito, Corona! Ok, nel titolo Bioshock Infinity, Legacy hanno i gemelli Lautans. Allora io dico solo un clone dell'altro e sono gemelli, una dei due. Sono gemelli. Sono uno e clone dell'altro. Nessuna di queste. Ma inculato proprio alla grande. Ma inculato proprio alla grande. Ultima chance, Corona. Dobbiamo fare. Voglio fare l'ultima corona con questo e poi sto a posto. Quanti Donut a Clash Royale? Andiamo su doppia chance e dico 9.999 o un milione. Dai, così, a caso. Dai, su. Dai, cerchiamo di fare due corone però. Dov'è il re? Quale nome? Qual è il nome del terzo capitolo della saga di Elder Scrolls? Allora, non è Skyrim perché Skyrim, se non sbaglio, dovrebbe essere il quarto. Quindi, o Oblivion o qualche altro. Oblivion è quello prima di Skyrim, però mi sa che Oblivion è il numero 4, Skyrim è il 5. The Elder Scrolls 5 sarebbe Skyrim, quello prima è Oblivion, quindi o Morrowind o Arthur. Dico Morrowind. Ci ho indovinato perché Oblivion è il quarto e Skyrim è il 5. Io gioco solamente a Skyrim. Dai. Qual è la passione di Max, protagonista di Life is Strange? Che domande, i videogiochi, fotografia, musica e letteratura. Io dico fotografia, così a caso. E ci ho indovinato. Not bad. E scary. Poi dopo l'uscita di XCOM Enemy Undown fu rilasciata una patch. In cosa consisteva? Ma se io non conosco il gioco, tu mi puoi chiedere che diceva la patch? Aggiungeva opzioni di personalizzazione, rendeva la difficoltà più facile di facile, aggiungeva nuove razze aliene. Io dico aggiungeva opzioni di personalizzazione. No, da facile a più facile. No. Ho buttato a casa, va bene. Va bene ragazzi, l'episodio è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollicione in su, un commentino qui sotto, quindi mi raccomando, i vostri commenti sono importantissimi su questa serie che sto portando, o se no andate a votare il sondaggio come preferite voi qua sopra. Se vi siete persi gli altri quiz li troverete tutta quanta la playlist qua sopra, quindi andateci a dare un'occhiata e fatevi qualche risata. Scrivetemi, che ne so, sotto su un commento quante ne sapevo, ma penso meno di zero, no, qualcosa sapevo ma poca roba, perché non è che gioco proprio a svarioni di videogiochi, solamente a quelli che riguardano la PlayStation, comunque console tipo Nintendo, sta cosa qua non è che ne conosco tanti. Però voi comunque fatemelo sapere sotto un commento, datemi un voto da uno, da insomma sotto 5, no, da 5 a 10. E niente. Like, commento, scrivete a casa se ancora hai fatto, condividete il video, venite a seguire sui social, trovate tutto in descrizione, iscrivetevi e ragazzi da qui è tutto, e noi ci vediamo, azionate la campanellina, è importantissimo, fateci un doppio clic perché se no arriva solamente la notifica, arriva a caso, cioè non è che con frequenza mi arriva la notifica, quindi fateci doppio clic sopra la campanellina, ci devono stare due parentesi, due virgolette, non una. E ragazzi, da qui è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bene ragazzi! Bella! I need you to listen, I need you to hear.